Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video. Allora, è iniziata la pausa nazionale, non ci sono ancora scandali e questa mi fa abbastanza piacere come cosa, perché le ultime pause nazionali sono state veramente qualcosa di terrificante, però è arrivato il calciomercato. E stavolta credo che in realtà non sia soltanto un riempitivo, siamo al 14 di novembre, le società iniziano a guardarsi intorno, soprattutto la Juve, perché non avendo fatto poi mercato quest'estate, credo che per la Juve sia necessario andare a completare il reparto in questo mercato di riparazione, che più che di riparazione dovrà, anzi forse riparazione è la parola giusta per via delle squalifiche di Pogba e di Fagioli, bisogna riparare un pochettino ai danni che si sono creati in corso d'opera, i famosi imprevisti che accadono durante le stagioni, tutto quello che riguarda l'extracampo. Però vorrei ragionare insieme a voi non tanto sui nomi dei centrocampisti che stanno circolando in queste ore, ma lì non abbiamo ancora ben chiaro quale sarà il nome del centrocampista, bensì su Sancho. Io non ne avevo ancora parlato, perché non la ritenevo un'operazione plausibile, non tanto perché lo United potesse essere non disposto a cederlo. Sancho è fuori rosa dallo United, praticamente ha giocato mi pare 76 minuti in stagione in Premier League da subentrato le prime gare, poi è stato messo fuori rosa, non può nemmeno accedere alle aree del Manchester United. Praticamente Ten Hag avrebbe rimproverato a Sancho scarso impegno in allenamento, lui avrebbe risposto sui suoi profili social dicendo che in realtà non è andata così e che prima o poi farà sapere quello che è successo. A Ten Hag non è piaciuta questa sfuriata e Sancho è stato escluso completamente dalla lista dei giocatori del Manchester United, tra l'altro non dovrebbe nemmeno essere in lista UEFA, ma a noi questo interessa poco. Però questo è il background un attimino di questo giocatore che, ragazzi, questa è la terza stagione di Sancho allo United, anche se facciamo un po' fatica a parlare di stagione, questa qua, però è il terzo anno e quando era arrivato per una cifra molto elevata. Questo è un po' l'arma, il pericolo, lo stesso Vlahovic secondo me sta vivendo proprio anche in questa stagione il fatto di essere stato pagato tanto e quindi non riuscire a mantenere le aspettative, le attese dei tifosi. Sancho arriva intorno ai 90 milioni, mi pare, il trasferimento di Sancho totale tra United e Borussia Dortmund, quando il ragazzo si era messo in mostra, sembrava uno dei crack più promettenti del calcio mondiale e il suo valore sembrava essere intorno ai 100 milioni. Lo United l'ha pagato un pochettino meno rispetto ai 100, però sicuramente oggi, essendo fuori rosa, il valore di mercato deve essere decisamente più basso e deve trasformarsi in una vera e propria opportunità di mercato. Lo potrebbe essere? Beh, tecnicamente sì, perché Sancho, se due anni fa andava via a quella cifra lì, aveva stregato tutti ed era diventato un giocatore che in Germania con la maglia del Dortmund aveva segnato tantissimo, servito tanti assist, fornito prestazioni eccellenti, attirato l'attenzione di tutti i top club europei. Motivo ci deve essere. Stiamo parlando comunque di un giocatore ancora giovane, abbiamo parlato di Vlahovic che è un 2000, anche Sancho è un 2000. Quindi dovesse esserci la possibilità per la Juventus, dato che Sancho è sul mercato, dato che Sancho sicuramente a gennaio lascerà il Manchester United, dato che la Juventus sta cercando dei giocatori importanti ma delle occasioni di mercato, di prendere Sancho, io alzo le mani perché stiamo parlando di un giocatore di primissimo livello e che secondo me in Serie A potrebbe fare il devasto, letteralmente il devasto. Basti vedere Loftus-Cheek, che da quando è arrivato in Serie A, un giocatore che aveva dimostrato qualcosa negli anni in Inghilterra, però in Serie A è secondo me decisamente troppo per il livello attuale della Serie A. C'è da dire che Sancho in Inghilterra non ha fatto benissimo, si è limitato un pochettino rispetto a quelle che erano le aspettative e le prestazioni fornite in Germania. C'è anche da dire che in Germania era la stella, quando è arrivato allo United si è dovuto inserire all'interno di un contesto in cui in una grande squadra ci sono tanti giocatori importanti. Il mio dubbio nasce però dal fatto che alla Juventus in questo momento non so quanto potrebbe essere utile un altro esterno, esterno d'attacco, esterno offensivo, per un motivo: non giochiamo con gli esterni, cioè noi stiamo seguendo la via del 3-5-2 da più di un anno ormai e non riesco a capire dove andrebbe ad incastrarsi Sancho all'interno di questo discorso tattico. Perché lo stesso Federico Chiesa viene utilizzato come punta, come centravanti, come seconda punta, un attaccante
praticamente, vero e proprio. Quindi o c'è la volontà, la necessità di cambiare modulo, oppure sinceramente non mi spiego dal punto di vista tattico l'interesse nei confronti di Sancho. Poi, se l'idea è, beh, è un giocatore che non te lo puoi far scappare a determinate occasioni, bla bla bla, è un altro discorso, però io avrei la volontà, se vado a prendere Sancho, di poter giocare con un attacco a tre, con due esterni. Perché Sancho può giocare a destra o a sinistra, indipendentemente, così come Chiesa, però mi viene da dire, allora la Juve, anche senza Sancho, potrebbe giocarci, eventualmente, con un attacco a tre. Lo stesso Ken potrebbe giocare esterno o sinistro in un attacco a tre, come ha fatto anche in nazionale. Abbiamo Weah, che potrebbe benissimo fare l'ala destra, come fa in nazionale. Abbiamo Ealing, che potrebbe benissimo fare l'ala destra o sinistra, dato che lui è un giocatore molto più offensivo. Quindi comunque delle soluzioni la Juve ne ha già. E proprio di Ealing devo parlarvi, perché ieri circolava questa voce secondo cui la Juventus stava iniziando ad ascoltare un pochettino le offerte anche per Ealing. Ci sarebbe il Tottenham interessato già in questo mercato invernale. A me dispiacerebbe sinceramente privarmi di Ealing. Sapete bene che a me è un giocatore che piace. Lo darei in prestito a gennaio, perché non lo vedo valorizzato in questa Juve, non sta trovando spazio, veramente troppo poco spazio, e così non cresci semplicemente. Quindi a me Ealing piace, mi piacerebbe mantenere il diritto alle prestazioni sportive di Ealing, non lo cederei così a cuor leggero. Poi se l'idea è cedo Ealing per prendere Sancho, allora secondo me non cambia dal punto di vista numerico, cambia forse dal punto di vista qualitativo nell'immediato. Certo, stiamo parlando di Sancho, che ha già dimostrato, Ealing deve dimostrare, però poi saremo predisposti a un cambio di modulo? Perché secondo me la risposta è no. Quindi per quello non avevo parlato di Sancho, non la capivo. Ora le ricostruzioni sembrano con una Juve molto interessata al ragazzo, che si starebbe informando, vediamo se si concretizzerà. Sicuramente Sancho è un colpo, Sancho è un nome, Sancho è un ragazzo ancora giovane che ha già dimostrato tanto e che ha trovato un momento di difficoltà nella sua fase di crescita, perché lo United non è un ambiente facile da qualche anno a questa parte, lo sappiamo benissimo. Ci sono stati tanti talenti un po' fagocitati da quello che è stata la gestione del Manchester United negli ultimi anni. Però non mi spiego proprio dal punto di vista della scelta un esterno offensivo, dato che noi giochiamo col 3-5-2. Abbiamo dei piccoli problemini per quanto riguarda Juventus-Inter, perché Cambiaso ha una caviglia gonfia così, l'ha detto ieri Spalletti, quindi non si è allenato con la nazionale, ma è rimasto a Coverciano, torna a casa da Coverciano Locatelli, perché l'avevamo visto, l'avevamo commentato anche nelle pagelle dicendo la prestazione di Locatelli-Miretti non è stata spumeggiante, ma bisogna anche riconoscere il fatto che avevano dei problemi fisici e hanno giocato stringendo i denti. Bene, Locatelli ha giocato con una costola incrinata, che deve fare un male della Madonna, un male vergognoso. Quindi ora inizia questo percorso di recupero, una sorta di terapia per Locatelli, per cercare di recuperarlo per la gara con l'Inter. In caso di forfè ci sarà da reinventare il centrocampo ancora una volta, perché chi andrebbe a giocare davanti alla difesa? Miretti, Rabiot, McKennie. Chi ci gioca? Forse ci gioca Nicolussi, titolare con l'Inter, che ha fatto i primi minuti l'altro giorno col Cagliari senza mai aver visto il campo. Secondo me Allegri non andrebbe su Nicolussi, ci ha fatto capire che in questo momento non lo vede come giocatore pronto. Quindi mi immagino eventualmente un cambio modulo, un 4-4-2 di contenimento contro l'Inter con Rabiot e McKennie a centrocampo e Miretti eventualmente come riserva. Il forfè di Locatelli è tosto, per quello che vi dicevo, io mi aspetto più un centrocampista con Pogba e Fagioli fuori, col fatto che per fortuna Rabiot rientra dalla squalifica, non dobbiamo mica dimenticarci questa roba qui. Mi fa anche un po' strano il parallelismo tra Rabiot, tra Locatelli e Sancho, perché in questo momento Sancho, secondo l'allenatore delle United, è fuori perché non si impegna, non dà tutto, non raggiunge il livello da United durante gli allenamenti. Invece Locatelli gioca, tra l'altro una partita da capitano della Juventus, quanto l'avrà sognata una roba del genere, con una costola incrinata e rimane lì. Quindi a Locca bisogna fare veramente i complimenti per la gestione, la capacità di resistere anche al dolore, di mantenere lucidità, perché è esattamente quello che ho detto, la prestazione di Locatelli non mi è piaciuta, però ragazzi, quando non stai bene e sei costretto a giocarla, comunque alla fine riesci a farla tutta, anche se non hai giocato bene, bisogna riconoscere il fatto che, comunque non benissimo, perché non ci sono stati degli errori gravi da parte di Locatelli, però non è stata sicuramente una prestazione dimenticabile. Ma se si gioca in queste condizioni qua, bisogna veramente fare i complimenti
e rendersi conto che ci sono dei giocatori dentro la Juve, a maggior ragione quest'anno, poi ne parleremo un po' più nel dettaglio, che stanno facendo della Juventus, la stanno mettendo davvero davanti a tutto, e credo che questa sia qualcosa di estremamente importante per una stagione di calcio, per una squadra di calcio, e sono quelle cose che negli ultimi anni un po' si sono viste poco. Cioè basti pensare che gli scorsi anni magari c'erano dei giocatori, facevano 10 minuti, sentivano un dolorino, stava alla mano, chiedevano il cambio. Ecco, invece giocatori come Locatelli, che anche con una costola te la fanno tutta, mi fanno sicuramente più piacere. È ovvio che vanno a toccare quei tasti di affetto, quei tasti d'amore che ai tifosi non può fare altro che piacere, diciamo così. Fatemi sapere un po' le vostre impressioni sul nome di Sancho, sul calciomercato invernale che sta iniziando, sulla possibilità anche di cedere Ealing a titolo definitivo. Attenzione, secondo me non è qualcosa da sottovalutare e di cui discutere così a cuor leggero, e della situazione legata ai giocatori non al meglio. Per fortuna ci sono 2 settimane da qui all'Inter, vediamo se riusciranno a recuperare, perché queste 2 settimane servono proprio a questo, eh? Non c'è il calcio, benissimo, allora cerchiamo di stare meglio un po' tutti, perché quella sfida lì è importante se non importantissima.